Buongiorno telespettatori e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV anche oggi lunedì 10 ottobre. Iniziamo subito e apriamo la nostra rassegna stampa leggendo i titoli principali del quotidiano online Tutto Molise. Cicu, Comi e Patriciello a Palermo con Siamo Italiani. Lavoro, mentre continua il presidio davanti allo zuccherificio, speranza per i lavoratori molisani. Infine, fiera d'ottobre, termina la 274esima edizione a Larino. E passiamo ora alle notizie del quotidiano del Molise, che oggi apre con lo sport. Olimpianonese, la favola continua, il capobasso tris del riscatto. Lupi rifilano tre reti alla Fonsine, segnano il capobassano Martinelli, Sudand e Fioretti. A capobasso addio alla storica sequoia, ieri il taglio al lavoro i vigili del fuoco tra tanti curiosi. Letteratura, bagno di folla per il primo romanzo della Farinaccio. Ancora capobasso, scuole sicure, cancellario e pilone chiedono altre analisi. Ci spostiamo ora nel taglio alto, oggi l'ultimo saluto a Igor Di Marzio, dolore e sgomento a Isernia. Crescono gli incidenti sul lavoro, dati allarmanti, ieri la giornata per le vittime degli incidenti. Gamma, la richiesta dei creditori è di 24 milioni, l'udienza per la decisione ci sarà il 27 ottobre, attesa per la decisione del giudice. A Foggia invece Moldavia, il referendum approda in provincia il 13 ottobre nella sede della provincia di Foggia. Infine ancora notizie di sport, Serie D, i Granata di De Grosso soffrono ma restano primi. Eccellenza, Vasto Girardi e Treppini non sbagliano in vetta. E infine promozione, Pari Boiano, il Vulcania conquista il primato. E dal quotidiano del Molise passiamo al Primo Piano Molise. Al centro dell'attenzione ancora notizie di sport, Campobasso, una partita perfetta per Martinelli, debutto da sogno. Il 3-0 alla Fonsine vale il primo successo casalingo per i rossoblù. Il difensore bagna l'esordio con un gol. Chiudono Sudond e Fioretti. Nel taglio alto Isernia saluta Igor Di Marzio, professionista, dolce e sensibile. Alle 11.30 i funerali dell'oculista morto in un incidente avvenuto sabato sera sulla statale 85. Sconcerto e dolore in città, la salma sarà cremata. In tangenziale di Campobasso il caso diventa politico, Pasquale interroga il sindaco. Nel taglio basso ancora notizie di sport con una rimonta da batticuore, l'Agnonese mantiene la vetta. Chieti al tappeto, Granata sempre primi. Eccellenza, Vasto Girardi al comando, le fortorine esagerano. Calcio regionale invece, Boiano agganciato all'ultimo respiro, continuità Molise, Roccasicura, Hurra Maronea. All'interno i risultati di tutte le gare. Pallacanestro, il globo da filo da torcere a Bisceglie, finisce 62-68. Venafro, niente da fare contro Campli. Serie C, Silver, Larino e Spugna, Torre dei Passeri. E proseguiamo con le notizie del quotidiano online, Agenzia Stampa Molise. Idee e azioni, l'ex ministro Gaetano Quagliariello oggi a Campobasso. Obiettivo prevenzione, controlli dei carabinieri in tutto il territorio della provincia. Continuando, incidenti sul lavoro, Petraroia si espone e infine da Campobasso in massa per partecipare alla marcia della pace. E passiamo ora ai quotidiani nazionali a partire da Repubblica. Riforme, resa dei conti del PD. Renzi, vogliono farmi cadere. In direzione il Premier sfida Bersani e Speranza, voi non volete trattare. Accanto, grandi opere, un ingorgo da 90 milioni, soldi a tave strade, pochi al territorio. La Toriti, tanti progetti valutati male. Nel taglio alto, la cultura, casa di David Hockney, dipingo e rido con Roger Rabbit. Poi lo sport, Italia batte i cuori in Macedonia, vince in rimonta nel recupero. Passiamo al taglio basso, Trump e Hillary, un duello a veleno e big repubblicani in fuga da Donald. E infine Europa non cede alle minacce, l'Est tende una trappola mortale. E proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Un uomo solo a telecomando, par Renzi show Rain, mezz'ora di monologo comizio di Renzi all'arena di Giletti. Nel taglio alto, Israele spari sulla folla, Hamas rivendica l'attacco. Giornalista
Gerusalemme, due morti, ucciso l'attentatore. Ancora altri a odio di Trump sulle donne repubblicane ritirati, scusate, ipocriti. Nel taglio basso, il sole nero su Confindustria, storia di copertina. E infine, vigne e dintorni, ecco il Barolo che resiste a dollari e mode. Andiamo avanti con le notizie di Libero. Chiudono le province e restano le poltrone. Politici locali a seggi di Milano, a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli per spartirsi cariche che il governo doveva abolire. I nuovi enti territoriali costano ancora 2.500 miliardi l'anno, più sprechi per tutti. Per zittire Marino gli pagheremo un altro stipendio da incapace a vittima. Continuando, cosa penso della politica, della famiglia e dell'Italia? Alessandro Benetton. Infine, l'analisi del 007 USA. Presto uscirete dall'euro. Zingales, questa Unione Europea uccide la moneta unica. Passiamo ora alle notizie di sport, a partire dal Corriere dello Sport. Ciro il Grande, con una doppietta in Macedonia, salva la corsa azzurra al Mondiale. Segna anche Belotti, in testa con la Spagna. Albania KO 0-2. Italia da brividi, ci pensa Immobile 2-3. Dettaglio alto, Milik fuori 4 mesi in Napoli su Klose. Crociato rotto, il polacco si opera oggi a Roma. Ha visto Maradona il padron De Laurentiis, Gabbadini titolare, ma può arrivare il tedesco. Dettaglio basso, Salerno che festa, Cosmi KO Serie B. Infine GP in Giappone, Mercedes Mondiale. E proseguiamo con la Gazzetta dello Sport. Ma che sudata, Italia sotto 2-1, Immobile scaccia la paura e al 91esimo è 3-2. In Macedonia vittoria Trilling con la 146esima del ranking FIFA. Dettaglio alto, dramma Milik, rottura del crociato, fuori per 4-5 mesi. Napoli che botta, oggi operazione a Roma, l'incontro con Maradona torna presto. Ora l'ipotesi Kroos, a meno che Gabbiadini. Dettaglio laterale, la delusione di Ventura, inesperti e superficiali, la stoccata. I nostri rivali, Spagna ok, in Albania un errore di Berisha, spiana la strada 2-0. E infine, dopo gli scandali, Inghilterra, un CT a tempo, Mancini è pronto. Mancini, scusate, è pronto. E il nostro appuntamento finisce qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da. Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per lunedì 10 ottobre. Persiste un flusso di correnti umide e fresche in discesa dal nord Atlantico verso il sud-est d'Italia. Ne consegue una giornata all'insegna del cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse irregolarmente tra Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, senza particolari variazioni nei minimi. Ma vediamole nel dettaglio. Capobasso, minima 8, massima 13. Isernia, 10-15 e Termoli, 15-17. Il meteo è stato offerto da. Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.